Ve l'avevo promesso nel listone dei migliori film del 2016, quindi adesso cedo la parola alla me stessa del passato che vi recensirà Shin Gojira, uno dei campioni di incassi del botteghino giapponese di quest'anno, il ritorno di Hideaki Anno e appunto di Godzilla. Vai! Allora, dopo Jason Bourne continuiamo questa serie di video che sembrano found footage, prologhi di film horror, quindi probabilmente alle mie spalle a un certo punto spunterà un mostro che farà cadere la telecamera, lo vedrete inquadrato solo per qualche secondo e vi chiederete A, come mi abbia ucciso e B, cosa fosse. Prima che ciò succeda, volevo parlarvi del film che ho visto stasera, Shin Gojira, ovvero Godzilla Resurgence, ovvero il nuovo film di Godzilla. Ma il punto, e quello che mi ha spinto al cinema, non è tanto l'ennesimo ritorno di Godzilla, ma fatto dai giapponesi, ma il nome che c'è dietro a tutta questa operazione, ovvero quello di Hideaki Anno. È tipo il dio dei nerd in Giappone, l'equivalente di quello che è, non so, un Josh Whedon, un Christopher Nolan in America, qui localmente, e non solo, dato che ormai ha una fama praticamente internazionale. È noto tra le tante cose, soprattutto per quel controverso capolavoro pippamentale realizzato alla fine con 2 lire di Neon Genesis Evangelion, che probabilmente è l'anime topico degli anni 90-2000, citatissimo, osannatissimo, ma soprattutto conosciuto praticamente anche dai sassi in Giappone e in tutta la comunità di appassionati dell'animazione giapponese. È una pietra miliare imprescindibile proprio per capire l'animazione giapponese. È un parere da prendere con le pinze e mi riservo di cambiare un po' idea, quando capirò tutta la parte di fuffa scientifica barra fuffa burocratica. Godzilla esce dal mare, va a Tokyo, tendenzialmente molto incazzato con i giapponesi. Ma in realtà è tutto diverso. È diverso Godzilla, che non sembra un dinosaurone. È un essere vivente, ma ha delle reazioni assolutamente imprevedibili. Ha una sorta di capacità molto molto sviluppata di adattamento e quindi la sua forma si adatta molto velocemente alle soluzioni che gli umani tentano di trovare per sbarazzarsene. Conoscendo Hideaki Anno e il suo egocentrismo, pensavo che sarebbe stata più Hideaki Anno di vedere Godzilla in chiave metaforica per parlare dei suoi soliti argomenti, l'identità, la filosofia, il rapporto alla natura con Dio, anche se questa cosa ultima un po' c'è. È intuibile che ci sia lui dietro la sceneggiatura della macchina da presa, ma non è così pervasivo e protagonista, perché il protagonista in realtà è la metaforona. Tutto il film è una grande metafora, tra l'altro anche molto critica e molto efficace, di quanto è successo a Fukushima, ma non lo tsunami, bensì il tracollo del sistema di reazione giapponese alle emergenze e in generale del sistema paese-Giappone, nel senso di burocrazia che reagisce male, diniego da parte delle autorità, panico sui media, incapacità di prendere decisioni in maniera ragionata ma veloce e di fare qualcosa di concreto, anche se magari sbagliato o non efficace, essere in balia degli eventi e non sapere cosa fare e non riuscire a reagire sostanzialmente o a reagire nel modo sbagliato perché presi in calcoli di diverse fazioni. Diciamo che è una fotografia molto realistica di quanto probabilmente è successo a Fukushima, ma in chiave metaforica. Fa molto vedere come funziona il sistema emergenziale in un paese, in particolare in un paese con la mentalità giapponese, che per esempio è molto prono alle decisioni collettive, alle riunioni. In tutto questo, però, i fan di Neon Genesis Evangelion troveranno tantissime cose familiari, a partire da alcune inquadrature e persino alcune citazioni nella colonna sonora. Trovo che stia fantastico. E non me l'aspettavo che di fondo Hideaki Anno cedesse così tanto terreno al suo messaggio. Non so come sia stato preso dal pubblico, la critica l'ha molto apprezzato e in effetti, oltre che essere un film molto ben scritto, ma mi riservo il diritto di recedere quando capirò tutta la fuffa scientifica, è un film con un messaggio molto forte, condivisibile per quanto si possa capire dall'estero, ma soprattutto è un film che ha una produzione imponente. Ovviamente gli effetti speciali non sono così tanto direttamente paragonabile a quelli statunitensi, però è impressionante. Mi è piaciuto molto come si veda la profonda differenza di mentalità
tra gli ultimi Godzilla americani, non sto parlando di quelli storici, e questo Godzilla. E non parlo solo del fatto che ovviamente Godzilla a Tokyo distrugge degli edifici che magari per chi non è stato a Tokyo non sono così immediatamente identificabili, come per esempio, non so, una Statua della Libertà, un ponte di San Francisco. Ci sono protagonisti molti edifici come la Dieta, la stazione di Tokyo. Stranamente non c'è la Torre di Tokyo, che a un certo punto c'è Kamakura. Sono posti simbolo e città che, almeno personalmente, sono abituata a vedere distrutti negli anime. Fa molta impressione, infatti in sala regnava un silenzio di tomba, perché è impossibile non fare rapporto tra queste immagini rese in modo molto realistico e le immagini che abbiamo visto tutti dello tsunami di Fukushima. Sarebbe molto bello se arrivasse in Occidente, anche se mi chiedo, a parte tutta la fuffa di Evangelion, quanto poi di tutto questo modo di essere giapponese possa essere veramente colto da chi non ha almeno una parziale conoscenza degli argomenti su cui Hideaki Anno fa una critica chiara, ma comunque all'interno di una metafora, non diretta. Ci sono dei momenti però in cui per esempio viene condannato il fatto che il Giappone tenda a essere un po' succube delle decisioni statunitensi, per esempio. Non è detto che piaccia, però sicuramente fa un'impressione particolare, un'impressione molto forte. E devo dire che emerge proprio il carattere autoriale di Hideaki Anno, tanto di cappello per aver tirato fuori un film così. Poi vabbè, amanti di Evangelio, non vi dico, tra scene con gente che parla così, inquadrature dei gabbiani che si posano sulla canna del cannone, gente che vuole sganciare l'equivalente della N2, la mina N2, un tripudio, è un unicum, non credo che qui in Giappone escano proprio produzioni di questo tipo tutti i giorni, anche perché non è un genere proprio percorso tantissimo nella cinematografia giapponese contemporanea, visti anche i costi. E vabbè, per i fan o comunque chi è molto interessato all'argomento Giappone è sicuramente imperdibile, però direi che è un film sopra la media, cioè, diciamo, mi piacerebbe molto vederlo in un evento, un Exo Digital. Qui in Giappone sta incassando molto bene, è uscito più o meno da un mesetto e oggi la sala era strapiena. E questo è quanto avevo da dirvi su Shin Gojira, nella speranza che prima o poi anche voi possiate vederlo, cioè immagino che presto gruppi di sottotitolatori si daranno da fare. Vi lascio, a presto!